Ciao! Vi ricordate questo? Hello! I have a brain cancer. A few days ago, I went to the hospital to... È passato tanto tempo da quando ho lanciato la cura open source per il cancro e sono successe tantissime cose. Avete risposto in centinaia di migliaia. Sono state create opere d'arte, pubblicazioni, ricerche, articoli, poesie. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo pianto insieme per la paura e riso per la gioia. E soprattutto siamo riusciti a costruire insieme un nuovo immaginario. Un immaginario in cui la malattia non è reclusa nell'ospedale, non è un servizio amministrativo o burocratico separato dalla società. La malattia appartiene a tutti e prevede la partecipazione di tutti. Non siamo mai soli quando ci ammaliamo. In un certo senso, quando io mi ammalo, si ammalano con me i miei amici e i miei parenti, perché cambia la loro vita. Si ammala il mio datore di lavoro perché non posso più andare a lavorare, si ammalano i commercianti presso cui vado a fare la spesa tutti i giorni perché non vado più a fare la spesa. In un certo senso ci ammaliamo tutti insieme perché il mondo cambia insieme a noi. Proprio come ci ammaliamo insieme, così dobbiamo e possiamo curare insieme, scoprendo una nuova solidarietà, capace di trovare beneficio e trarre beneficio dalle nuove tecnologie e soprattutto dai rapporti tra le persone. La cura come qualcosa che fai insieme agli altri, non come qualcosa che acquisti o che deleghi. La scoperta di questa possibilità è stata talmente importante che abbiamo deciso di andare oltre. Abbiamo pubblicato un libro con codice edizioni in libreria dal 24 di marzo. Il libro è una storia, una ricerca e una cassetta degli attrezzi. È una storia narrata dal mio punto di vista e da quello di Salvatore. È una ricerca multidisciplinare in cui mano a mano che narriamo la storia spieghiamo anche perché abbiamo condotto l'azione della cura proprio in quel modo. Si parla di comunicazione, di dati, di sovraccarico informazionale, di alimentazione, di come si cura il cancro e di tante altre cose. Ed è una cassetta per gli attrezzi, per costruire insieme una base di conoscenza condivisa e degli strumenti che ci consentano di trasformare la cura in un metodo che, usando le tecnologie e soprattutto le relazioni umane, ci consenta di affrontare i grandi problemi del mondo. Il cancro è una metafora della nostra progressiva incapacità di creare senso insieme alla società. Immaginate le nostre cellule incapaci di relazionarsi con le cellule che hanno intorno e quindi di determinare se devono diventare fegato o polmoni o pelle o qualche altro organo, quindi incapaci di capire come differenziarsi con un senso determinato assieme alla loro società di cellule. Noi ci troviamo in una situazione molto simile come individui e come società. Al contrario, possiamo trovare nuovi modi di relazionarci e trovare senso in queste relazioni, connettendoci attraverso le tecnologie e fra persone e scoprendo nuove forme di solidarietà. La cura è questo. Di nuovo vi chiediamo di partecipare. Tutti possono curare. Qui in basso trovate alcune funzioni che vi permettono di partecipare attivamente, di sostenere tutta l'iniziativa, di diffondere il messaggio e di agire. Fatelo, è importante!
con cui creare iniziative simili, iniziative simili, e far diventare la